Ehi là, benvenuti a questo nuovo video. Allora, stamattina inizio questo vlog in macchina perché è il mio giorno di riposo e sto andando a farmi una colazione da Dunkin' Donuts perché non ho niente in casa e quindi dopo andrò anche a fare la spesa. E mi sono già preparata, ho su questo fantastico cappello nuovo, che adoro, con la retina dietro, io li amo. E basta, direi di andare perché ho super fame. Medium hot, black. Decaf. Ok, ho preso un doppio espresso, adesso lo assaggerò. E una donut alla vaniglia, non è neanche così grande, lo assaggio, anche se in realtà questa catena l'avevo già assaggiata quando sono andata in Austria, se non sbaglio. Per la bellezza di $5,42. Ok. Buona, ma anche qua in vetrina dove se le donut mettono le calorie di una donut, fantastico. E fatto capire quanto sta ingrassando, ovviamente, però è normale. Buona, molto molto dolce, ma buona. Proviamo il double espresso, come sarà? Non so perché qua sa tutto di cipolla, letteralmente tutto di cipolla. Non mi ho paura. Guardate che bere sti cacchio di Roby è scomodissimo. Buono. Ormai dai, non puoi sbagliare un espresso. Le macchinette fanno tutto da sole, dice espresso e metti solo l'espresso, non metti acqua. Quindi sì, ci sta. Le ciambelle che avevo provato in Austria, devo dire la verità, erano molto più buone, più fresche. Più morbide e un sapore proprio sì, più naturale, più fresco. Questa sembrava molto chimica, molto fritta, molto Quindi sì, preferisco quelle dell'Austria. Comunque adesso volevo andare a cercare, tra l'altro, una felpa, ok, aperta. Perché non ho felpe aperte e ne ho bisogno per quando voglio mettere su al volo. Anche perché qua sta iniziando a fare abbastanza caldo e quindi delle volte devi puoi stare maniche corte, altre c'è il vento, quindi è sempre stare a togliere e mettere. È odioso, quindi sì, vorrei una felpa aperta. Devo capire in quale andare perché ce ne sono molti, ma qua comunque li ho già visti quasi tutti, tranne uno forse. Boh. Oppure vado prima a fare la spesa, poi vado a casa, sistemo il letto che ho fatto le lavatrici, eccetera, eccetera. E poi in teoria potrei uscire nel pomeriggio. Ci sta. Ah, momento spesa, adesso prendo qualcosina, poi mi dirigo verso casa e vedo cosa fare. Oggi, dato che ho il tempo libero. Medici Casoncelli di Giovanni Rana.
così e una prosciutta molto buone. Ok, spesa fatta, dopo vi mostro magari quello che ho preso. Quindi dirigiamoci verso casa. Allora, uno svuota la spesa veloce, perché non è questo il video. Allora, piselli surgelati, gelato, hot dog, mini hot dog surgelati, waffle e pancake, questi cracker per i ragazzi, questo cos'è? Mac and cheese per i ragazzi, Nutella, salmone e petti di pollo, yogurt per i ragazzi, olio extravergine di oliva, spero sia buono, italiano dice, Oreo, questo formaggio che loro usano per la pasta, lasciamo perdere, due pacchi di Giovanni Rana, kiwi, delle brioche un po' salate, un po' dolci, delle salviettine e basta, ora metto via tutto. Io e la mia sobrietà stiamo andando a fare una... no, a parte gli scherzi, sto andando a fare una camminatina, che c'è una giornata spettacolare, cioè sono le maniche corte e braghini, così vi faccio un po' vedere anche il mio quartiere. Sono uscita anche perché appunto c'era la signora delle pulizie, non volevo stare in mezzo a rompere, e quindi adesso vi mostro un po' il quartiere. Ok, allora questo è il quartiere. Guardate questa casa, non orrende. Guardate quanto è spettacolare questa casa, sembra un castello, anche quella là dietro. Proprio cute. Sembra di stare proprio in un film. Un'altra casa bellissima. Altra bellissima, altra bellissima. Poi loro non hanno le tende, cioè la maggior parte delle case non hanno le tende, quindi la sera loro tengono tutto acceso, non risparmiano niente, e quindi tu passando con la macchina, cioè vedi tutto dentro ed è troppo bello, cioè forse perché tra di loro americani, nel senso si fanno i fatti loro tra virgolette, ma anche se non è vero perché qua tra vicini deve avere la casa più bella, ma però secondo me è buono, si guardano dentro a questo punto, oppure fanno vedere dentro per far vedere quanto è bella, perché su ogni entrata c'è una vetrata dove si vede sempre in quasi qualsiasi casa, quasi in tutte le case, questi lampadari immensi che scendono da questi soffitti altissimi. Forse è per capire chi è il lampadario più bello a questo punto, perché e quindi io quando sono in macchina mi perdo sempre via a guardare, sbirciare dentro, è troppo bello. Ho trovato questo laghetto con queste oche, oddio. Con queste oche che trovi ovunque, anche in mezzo alla strada, è una tartaruga. Comunque, e quella lì che... no, questa qua che intravedete il tetto è casa mia. Però non puoi entrare di qua, bisogna fare tutto un giro. E questa è la mia via, che è senso chiuso, cioè quindi per tornare, per uscire bisogna tornare indietro, quindi finisce lì, e la mia è l'ultima sulla destra. Sono andata da case immense, c'è una sussurrente anche quella, bellissima. Questa anche super immensa, cioè non rende ma è molto bella anche questa. Guardate che bello, bellissima. E la mia è quella, molto molto cute. Ora vorrei mangiare qualcosina, quindi vado in cucina a scegliere qualcosa da farmi. Ci sono qua anche le signore delle pulizie, quindi devo stare fuori dalla mia camera perché la devono pulire. E, però ho troppa fame. Oggi mi faccio queste due briochine che ho preso prima, il salmone e la mayo. E sicuro che queste brioche, mezze salate, mezze dolci, con il salato, sono buonissime.
Ok, dato che ho finito di sistemare un po' tutto, ho rifatto il letto perché avevo lavato le lenzuola, quindi ora verrete con me alla ricerca di una felpa con la zip, come vi dicevo, in questi negozi. Passerò da Marshall principalmente o da TJ Maxx, non lo so, vediamo. Quindi andiamo a spiorciare. Ok, andiamo, mi prendo un gelatino di quelli che ho preso prima. Portarmi in macchina come merenda perché sono le 3:30. Il tempo qua vola, manco me ne accorgo. E con questa giornata spettacolare andiamo da Marshall a vedere se c'è una felpa. È strano cercare una felpa adesso, tipo 20 gradi, ma ok. Così, tanto domani ce ne saranno. Domani ce ne saranno 6 e poi 20. No, vi giuro che fa un caldo devastante. Devastante. Ok, assaggiamo il gelato. Questo. Molto molto buono. Super super dolce, ovviamente. Però buono. Questo è il reparto di skincare che vi faccio vedere. Poi lì ci sono alcuni trucchi, ad esempio questo di Florence. Morphe, Too Faced, Kevin Nars. Oddio, cos'è questa di Nars? Vediamo subito. Questa palette di blush a 34 dollari, 35. Anastasia, cioè si bisogna saper cercare perché vedete tipo questo è aperto. La terra di questa marca super famosa, Too Faced, di blush di Morphe. Qua c'è Stila, tutti i blush di Morphe, anche Terre. Questo cos'è? Ah, Milani, oddio Milani sempre. Qua ci sono palette di tutti i generi naked, ad esempio questa, 12 dollari, questa Revolution per Elf. Qua abbiamo Elf, anche qua questa marca che voglio provare. Abbiamo la sezione Buru Kakai con Morphe, Jaclyn Hill, cioè Mo Mac, KVD. Qua vabbè, qua non tanta roba, comunque bene, che potete trovare, cioè super top. Poi lì sono tutti i vestiti che dopo andrò a cercare una felpa, i body scrub, qua pacchi e pacchi di maschere, peach. Parte tutta la selezione dei siero che vi dicevo, creme, cioè bisogna stare qua un'ora perché devi leggere tutto, poi non sono in ordine tipo creme e siero, cioè c'è un po' di tutto, le protezioni solari. Vedete, volevo provare tipo questo Sirocchi, anche questa crema mi ispirava. Forse però tin, io non sono più tin.
Tipo sarebbe questa, cioè sarebbe questa, vedete che è super usata, schiacciata. Ci sono molti prodotti carini. Questo qua mi vorrei provarlo, questo contorno occhi. Questo per gli occhi mi sembra un po' da bimba. Qua ci sono tutte queste piastre, lì altre oggettistica, beauty. Qua palette di Morphe, cioè non sto serendo. E poi porta tutto l'abbigliamento qua, capelli, c'è un mix in realtà, capelli e altra roba. Cioè, vedete, questi li aprono e poi manco li chiudono. Abbiamo anche Glam Glow. Si possono trovare anche cose di Zara. Questo body molto carino, tra l'altro. Non so se è un body in costume. No. Vabbè, non si capisce, ma comunque sì. Ok, io sono tornata ora, vi faccio vedere quello che ho preso in quel negozio che ho filmato. Poi in realtà sono entrata al volo velocemente in un altro negozio che non ho ripreso, ma vi faccio vedere quello che ho preso. Ok, alla fine ho preso questo contorno occhi, quello che avevo qua, ho finito, quello che forse vi stavo mostrando prima. Poi ho preso questa felpa da tutti i giorni, ho scritto Los Angeles. E di questa marca che in realtà ho già sentito, ma... Blind Booster, boh. E nel reparto uomo, perché io nel reparto uomo trovo un sacco di cose, $10. Poi pantaloncini Asics che mi servivano così super freschi perché oggi ce ne fanno 20 gradi, sempre da uomo, una M. Questi 14, 15 dollari. E infine questa magliettina per ben $8. Sì, mi piaceva troppo questa scritta. Infatti nel reparto uomo si trovano un sacco di magliettine super carine, un po' particolari. Questo brand, boh, è questo. Comunque ho provato anche dei jeans da donna vestiti, ma non mi piacevano. Poi sono entrata da TJ Maxx, non so perché è una borsa così grande, per due robe. E ho preso questi pantaloni in pelle, che in realtà adesso fa un po' caldino, ma dentro in realtà non sono felpati, cioè sono cotone. Quindi posso usarli ancora per un po' e li ho pagati anche questi tipo pochissimo. 18 dollari da 34 che costavano, non so perché c'erano questi ulteriori saldi. E poi, come avete visto nelle clip, vi ho fatto vedere che comunque nel reparto beauty e skincare le cose non sono messe benissimo, cioè devi saper trovare. E infatti c'era questa scatola mezza aperta, che adesso vi faccio vedere cos'è, mezza aperta, mezza ammaccata. Ed è questa maschera di Elf, quella con l'aggeggio per toglierla, questa qua. E sicuramente proveremo in un video. E volete sapere quanto l'ho pagata? Non so se rendo, $2. La potevo lasciare lì con la scatola ammaccata? Assolutamente no. Cioè, è super. Cioè, io quando faccio questi affari sono proprio contenta. Wow, $2, in che senso? Infatti non capivo. E basta, adesso metto via tutto, vi faccio una doccia e inizio a farmi con calma da mangiare perché ho già un po' di fame. Allora, ora di cena, essendo io off, non ho cucinato io, mi sono trovata già qualcosa di pronto. E questo è un hamburger di tacchino, ma non mi va. E quindi mangerò un po' di patatine. E mi finisco l'ultima brioche, cioè le ho comprate stamattina, erano 12, ok, io ne ho mangiate due stamattina e una adesso. E finisco magari il salmone o... non lo so, adesso vedo come condirla. E un po' di patatine sicuramente voglio mangiarne. Oh, questa è la mia cena, esatto.
Dopo quella fantastica cena, non l'avete visto, ma mi sono mangiata anche un gelato, un gelatino, e basta, in realtà mi sono messa qua un po' scrollare il telefono, che è che ovviamente è una perdita di tempo, perché poi si finisce lì e vorreste solo che crollare, ma no, bisogna struccarci, quindi mi strucco e... Mentre mi strucco mi guardo un episodio di Elisa True Crime e lo lascio andare, anche perché dopo devo aggiornare un quadernino. Anzi, prima ve lo mostro. No, è questo che ho trovato nella box quando sono arrivata qua, appunto dall'agenzia, mi hanno spedito delle cose. E in teoria qua puoi scrivere i viaggi che fai, che metodi hai trovato, eccetera, eccetera. Qua una cartina per disegnare in che stato sei stata, però in realtà voglio usarlo per qualsiasi cosa, voglio usarlo come diario per scrivere sensazioni, anche per viaggio, tra un po' farò il mio primo viaggio, però voglio scrivere anche tipo le cose che spendo, eccetera eccetera, e quindi dopo sì, voglio scriverci qualcosina. Persona ad averla vista.